Francesca Chiorino, un ciclo di incontri organizzati da Fai Biella dal 1 al settembre al 13 ottobre che uniscono territorialmente gran parte del biellese, giusto? Assolutamente, la delegazione di Biella del Fai appunto vuole proporre ai suoi iscritti un ciclo di incontri proprio dal tema fare territorio, con l'idea di presentare uno spaccato che non può che essere parziale di una serie di persone, soprattutto persone che hanno avviato nel tempo attività diverse e che pensiamo possa essere interessante visitare proprio attraverso e con i protagonisti. Il 1 settembre ad Nazegna accompagnerà i visitatori all'interno dei giardini privati di famiglia disegnati dal paesaggista Pietro Porcinai, seguirà una presentazione da parte di Elena Accati e Angelo Garibaldi del loro giardino privato alla Bariola in Valle Cervo e poi ancora a Valle Cervo con Maurizio Foti, un artigiano intellettuale che costruisce le sue chitarre all'interno di un laboratorio proprio a Riel Mosso, quindi in un luogo molto speciale dopo aver abbandonato la grande città perché viveva a Milano. E poi ancora il 22 settembre alla Malpenga, dopo gli Orti, che giungerà la sua terza edizione, i padroni di casa, Ernesto e Caterina Panza di Biumo, apriranno le porte della villa per illustrare ad alcuni appunto iscritti, fortunati iscritti FAI, alcune delle stanze auliche più spettacolari. E a seguire ancora l'Amena Brea con Franco Tedi, amministratore delegato, con una visita in particolare proprio alla produzione della birra biellese, e la Legatoria De Pasquale Occhiappe Inferiore con Francesco e Serena De Pasquale, che racconteranno l'esperienza artigianale proprio di rilegare i libri. E chiuderà il ciclo Marco Rizzetti, amministratore delegato di Tenute Selle, con una visita alla produzione vitivinicola a Lessona.